nazionale della vita, avente come tema custodire ogni vita. Noi tutti, per il solo fatto di esistere, siamo dei chiamati. Dio ci ha chiamati alla vita per un suo progetto di amore. Scoprire la nostra vocazione vuol dire principalmente sapere chi siamo e verso dove andiamo. Scoprire la grandezza e la dignità dell'essere uomini, figli di Dio, discepoli di Cristo. Scoprire ogni giorno la novità della sequela, la gioia dell'essere raggiunti e incontrati da Gesù. Stiamo vivendo il sinodo della Chiesa di Dio. È un cammino di comunione e missione per uscire dal torpore attuale delle parrocchie e delle diocesi e dare slancio ad una nuova Chiesa che si muove insieme, che si fa prossimo, che ascolta. Una Chiesa che condivida le gioie e le speranze, i dolori e le angosce della famiglia umana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, di fronte a Dio che ci chiama, riconosciamo come Pietro di essere peccatori e la limitatezza della nostra risposta. Chiediamo perdono delle nostre colpe e la forza di corrispondere con maggior fedeltà al suo amore. Signore, che ci chiami a collaborare al tuo disegno di amore, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che trasformi la nostra vita riempiendola di te, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che ci vuoi annunciatori del tuo regno, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
preghiamo. O Dio, tre volte santo, che hai scelto gli annunciatori della tua parola tra uomini dalle labbra impure, purifica i nostri cuori con il fuoco della tua parola e perdona i nostri peccati con la dolcezza del tuo amore, così che come discepoli seguiamo Gesù, nostro Maestro e Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva sei ali. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo, e dissi: Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente, che aveva preso come molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra. Perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: Eccomi, mandami. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto e hai cresciuto in me la forza. Cantiamo al Signore, cantiamo la sua gloria. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. Così predichiamo e così avete creduto. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati,
se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto,
Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Il messaggio di questa 44esima giornata nazionale per la vita, ecco, ci ricorda che dobbiamo saper custodire la vita, custodire ogni vita, perché se facessimo soltanto il discorso della vita nascente, escluderemmo la vita che è al termine, e sappiamo quanto impegno nelle nostre famiglie per accudire i genitori anziani o le persone che sono sole. E se facessimo soltanto questo discorso della vita iniziale e della vita finale, trascureremmo coloro che sono in crescita, coloro che sono giovani, coloro che sono diventate famiglie e quindi hanno la responsabilità di altre vite, trascureremmo il discorso educativo della scuola, del mondo del lavoro, e sappiamo in questi giorni come queste realtà sono state anche funestate da alcuni decessi, da alcune morti. Quel giovane che è morto proprio nell'ultimo giorno della sua messa alla prova sul lavoro, e potremmo fare tanti altri esempi. Custodire la vita. Ma perché custodire la vita? Forse perché, la parola di Dio ce lo ricorda, noi tutti abbiamo una missione. Ieri sera ci è voluto un po' di tempo per spiegare ai bambini della catechesi del primo anno che significa missione, perché è una parola un po' difficile, no? Per noi più adulti è facile, no? Missione è inviare, mandare, dedicarti a qualcosa che ti è stata affidata. Ma far comprendere loro che cosa significa un impegno, ebbene, io ho cercato di confrontare con quella che è l'esperienza sia della scuola che della famiglia. E dicevo: qual è il vostro impegno a scuola? E loro dicevano: quello di leggere. Sì, non soltanto quello di leggere, ma è quello di studiare, di imparare, di conoscere. Questo è il vostro impegno. Perché da grandi questa conoscenza, questa istruzione, questa educazione alla vita vi servirà per essere inseriti pienamente nella società e nel mondo. E poi facevo il discorso anche della famiglia e dicevo: qual è l'impegno della vostra famiglia? Portarci a scuola, darci da mangiare. Beh, chiaro che i ragazzi si soffermano subito sulle cose immediate, no? E io dicevo: sì, portarvi a scuola, ma per portarvi a scuola dovete avere la macchina, quindi i vostri genitori hanno la macchina per cui vi accompagnano, oppure nonostante il loro lavoro, loro prendono del tempo per accompagnarvi a scuola e per prendervi quando uscite da scuola. E il cibo, il mangiare, non è soltanto quello di prepararlo ogni giorno, no? Ma c'è tutto l'impegno di provvedere che ci sia il cibo. E quindi dicevo: i vostri genitori hanno l'impegno del lavoro, perché se non avessero il lavoro voi non potreste avere quel cibo quotidiano assicurato. E la cosa più bella nella semplicità della loro età è che loro riconoscevano che l'impegno della loro famiglia è tanto. Tanto che qualcuno diceva: guarda che papà e la mamma non hanno tempo di pensare a loro, perché hanno tutti questi impegni per noi e molto spesso sono stanchi perché si impegnano tanto per questo. Custodire la vita è una missione.
E da che cosa nasce? La prima lettura ci parla di questo profeta Isaia che viene chiamato da Dio. E quando noi parliamo della chiamata pensiamo che sia un fatto automatico, e invece proprio questo brano che abbiamo ascoltato ci mostra come la chiamata ha anche le sue perplessità. Perché Isaia dice: ma come faccio io a parlare in nome tuo? Come faccio davanti a questa manifestazione gloriosa che tu mi fai vedere, no? Il tre volte santo, quegli angeli con sei ali che custodivano questo mistero di questo Dio grande che si manifesta, e come faccio io a portare una cosa così grande? Perché io sono un uomo dalle labbra impure. Allora quel gesto bellissimo, no? Della purificazione. Non so se avete notato, nella colletta ci diceva, la colletta, che anche noi come Isaia abbiamo bisogno di essere purificati. Però veniva chiesto che Dio usasse la sua parola per purificarci, la sua parola per renderci idoni ad essere poi annunciatori. E veniamo subito al Vangelo, perché il Vangelo diventa poi una dimostrazione anche più vicina a noi, no? Di questa incapacità, di questa impossibilità. E guardate che Pietro mostra veramente tanto coraggio quando Gesù gli dice: e adesso uscite, gettate le reti e andate e tornate a pescare. E lui dice: ma noi abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo preso nulla. E questa notte è simbolica, no? Nel buio, quante volte nella nostra vita sentiamo che c'è il buio intorno a noi, e in qualsiasi impegno noi abbiamo tante difficoltà nel portarle a termine, perché sentiamo che i problemi sono più grandi di noi. E solo se confidiamo in quella parola: ma sulla tua parola, Signore, io getterò le reti. E nel momento in cui c'è questa pesca così abbondante, non soltanto da riempire una barca, ma due barche, guardate che quella barca rappresenta la Chiesa, rappresenta noi, la comunità che vive il ministero di Gesù, che insegna, seduto in mezzo, quando noi in questo momento siamo in questa posizione di essere seduti, voi siete seduti nell'assemblea, no? Proprio per dare spazio all'ascolto, ed è Gesù che parla. Non contano le parole che vi sto dicendo io, conta la parola che abbiamo ascoltato, e conta saperla comprendere sino in fondo questa parola. E sulla tua parola. E allora Pietro, tornato sulla riva, dice a Gesù: si inginocchia davanti a Gesù: sono un peccatore, io ho dubitato di te, ho dubitato che avrei pescato ancora. Ma molti simboli ci riportano all'esperienza della comunità: la barca, le reti, quelle reti che loro lasciano sono le reti fatte di corda, di juta, ma quelle reti loro le riprenderanno nel loro ministero. Perché la Chiesa è fatta di reti. La Chiesa è chiamata a pescare uomini, non per costringerli, ma per accoglierli. E la rete ci dà questa immagine, no? La rete è annodata, un filo sull'altro, e la rete deve essere armonica, non può essere con un buco più grande o un buco più piccolo. E la rete deve essere annodata in un certo modo, ci sono dei nodi particolari che usano i marinai per poter annodare quella rete. E così la comunità ha bisogno di legami che non siano umani. Quante volte noi viviamo soltanto per l'umanità? Mi piace il parroco, mi piacciono i catechisti, mi piace la liturgia, mi piace chi suona, mi piace chi canta. E le cose le facciamo per piacere umano. Che bello quando mi dicono: sei bravo quando canti, sei bravo quando leggi, sei bravo quando porti il segno all'altare. E
Eppure sappiamo che queste realtà umane sono soltanto di accompagnamento. A che cosa? All'unica missione, che è quella di custodire la parola per custodire la vita. Paolo dice alla comunità: il Vangelo che io vi ho dato, io non l'ho scritto io, l'ho ricevuto. Io ve l'ho comunicato. Voi fate bene a viverlo, perché il Vangelo va vissuto, non è soltanto qualcosa che si legge e si ascolta. Fate bene a viverlo. Tenete conto che voi avete una corresponsabilità con me che vi ho annunciato il Vangelo, che è quello di essere anche voi annunciatori. Per cui datevi da fare, la vostra vita sia consona a quel Vangelo che avete accolto. Il messaggio che ci ha donato la conferenza episcopale italiana mette in risalto che cosa? Tutte quelle cose che vi dicevo prima. L'attenzione alla vita nascente, voi sapete com'è, si sta tentando in tutti i modi, anche con varie esperienze giuridiche, no? Di dare la possibilità che ci siano più aborti senza responsabilità penali, no? Perché chi fa l'accettazione di questo può. E così come sapete che c'è anche questo discorso della vita finale, no? Aiutare a morire quelli che vogliono morire, perché la malattia li ha resi così sofferenti che non ce la fanno più. Ma queste sono soltanto delle situazioni che possiamo dire. Ma noi sappiamo che ci portiamo la responsabilità in questo tempo di una pandemia. Quanti morti ha causato questa pandemia? Quante famiglie sono state distrutte? Ieri proprio ci davano la notizia di una famiglia dove sono morti madre, la nonna, la zia, eccetera, eccetera, è rimasta soltanto una persona di quella famiglia. Ed era una sofferenza perché aveva perduto le persone più care. Immaginate nei paesi poveri, dove non c'è il vaccino, dove non c'è possibilità di cure, dove non c'è l'assistenza sanitaria. Voi immaginate quante persone sono morte, senza che nessuno sapesse perché cosa sono morte. Ma voi direte, ma muoiono già di fame, muoiono già di infezioni, muoiono già di malattie che per noi che abbiamo le possibilità sono malattie che si possono guarire, che si possono curare, ma per altri non c'è questa attenzione. E poi diceva il messaggio, la Caritas ha fatto la conta di circa 5.000 nuovi poveri. In questa pandemia è successo di tutto di più. I giovani che hanno problemi di relazione con gli altri, problemi di depressione, i giovani, gli adulti. Immaginate quelle persone anziane che sono da sole nella casa, che non hanno nessuno, che da sole sono anche chiuse per il motivo della pandemia. Immaginate che cosa succede. Allora l'impegno qual è? L'impegno non è quello di dire ma ci sono tanti operatori sociali, ci sono tanti OSS, ci sono tanti operatori pastorali, ci sono tanti, che ci pensassero loro, ci sono i servizi sociali, no? Che ogni giorno curano queste situazioni, che c'entriamo noi? Chi andrà? Chi manderò? Chi andrà per noi? Beh, Isaia ha il coraggio di dire, manda me. Quindi è un discorso che dobbiamo veramente recuperare alla luce della parola. La cosa, e concludo, che mi stravolge ogni volta che leggo il Vangelo è l'atteggiamento di questi apostoli che vengono chiamati. Pietro, la persona più povera di questo mondo, Andrea, suo cugino, eppure che cosa succede? Tirate le barche a riva, lasciarono tutto e lo seguirono. Quanto è forte questa espressione? Lasciarono tutto. E noi siamo capaci di lasciare il tutto per seguire Dio che è amore e che ama tutti. Nel messaggio troverete la figura di Giuseppe, il
Papa dice Giuseppe è una figura che dobbiamo tenere presente perché lui ha custodito disinteressatamente la vita. È stato lì in silenzio ed è stato nei momenti più importanti della vita di Gesù e di Maria. Ecco, prendiamo esempio anche da lui. Sia lodato Gesù Cristo. Per rinnovare la nostra professione di fede riaffermiamo nel nostro cuore questa frase: ecco Signore, manda me. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di 7 secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Il Signore Gesù ci chiede ogni giorno di deciderci per Lui, di seguirlo sulle strade della vita e della storia con slancio rinnovato. Chiediamo per noi e per tutti la forza per intraprendere il cammino dietro a Cristo e continuarlo nella fedeltà. Preghiamo insieme, diciamo, Signore Gesù, donaci la gioia di seguirti. Signore Gesù, donaci la gioia di seguirti. La tua Chiesa ti proclama Signore della vita. Si ravvivi in Lui e in tutti la consapevolezza del battesimo che ci ha rigenerati alla vita divina come figli dello stesso Padre. Preghiamo. Signore Gesù, donaci la gioia di seguirti. Ancora oggi, uomini e donne subiscono persecuzioni e violenze a causa del Vangelo. Perché il tuo Spirito li sostenga nella testimonianza del loro amore, che spesso giunge al dono totale della vita. Preghiamo. Signore Gesù, donaci la gioia di seguirti. La tua parola ripete a noi l'invito a seguirti, perché abbiamo più forza per tornare a te con cuore nuovo e puro, rendendoci disponibili a
alla tua volontà. Preghiamo. Signore Gesù, donaci la gioia di seguirti. Il mistero della vita va accolto con rispetto ed amore, perché l'esistenza umana si riconosca nel suo valore, nel suo inizio, nel quotidiano svolgersi e nel suo scorrere da una generazione all'altra. Preghiamo. Signore Gesù, donaci la gioia di seguirti. In questa giornata nazionale della vita non possiamo non ricordare i giovani e gli anziani, categorie che in modo diverso sono state colpite dalla pandemia. Aiutami, Signore, a ritrovare fiducia e nuove motivazioni per andare avanti. Preghiamo. Signore Gesù, donaci la gioia di seguirti. Esaudisci, Signore Gesù, le nostre invocazioni. Il tuo Spirito riscaldi il nostro cuore ed animi la nostra vita, perché sappiamo superare le difficoltà di ogni giorno e seguirti con sempre rinnovato amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza,
rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre umili voci nel vino di lode. Allo stesso modo, dopo aver cenato e prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa
Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio. San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, Dio Grande, l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Insieme a suo Gessì abbiamo fatto vedere un cartone animato su come poter salvare il mondo e ho chiesto a suo Gessì di tradurre la canzone che c'era come sottofondo a questo cartone animato. E la canzone diceva che è possibile salvare il mondo insieme e questo può succedere non fra anni, ma può succedere domani, succedere anche oggi. Allora la preghiera che rivolgiamo al Signore, quella del Padre nostro, è che tutti insieme possiamo custodire la vita, il creato, l'amore per tutte le creature. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unita in pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, donna noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore, ti prego di partecipare alla tua mensa.
Preghiamo. O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti a Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Recitiamo insieme la preghiera per questa 44esima giornata della vita. O Dio nostro Padre, amante della vita, ti preghiamo affinché la vita, ogni vita umana, senza distinzione alcuna, sia sempre amata e rispettata, come il bene più grande da proteggere e da difendere. O Dio nostro Padre, Signore amante della vita, che nel Cristo tuo Figlio ti sei messo a fianco dell'umanità per condividere dolore e gioia, fatica e speranza, ti preghiamo affinché nessuna scelta tecnica o scientifica, nessun interesse o guadagno possa prevalere sul rispetto della vita umana e rendere i tuoi figli uno scarto sociale. O Dio nostro Padre, Signore amante della vita, rendici capaci di sogno, profezia e cura, guarisci la disillusione e donaci lo sguardo della fede, guarisci il disfattismo e rinvigorisci con la speranza, guarisci il cinismo e facci ardere di carità. Ti preghiamo, fa che ogni uomo sia riconosciuto come tesoro inestimabile, all'onore e gloria del tuo nome, nella libertà dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Abbiamo pensato di prolungare questa preghiera nei giorni prossimi, per cui domani e dopodomani, subito dopo la celebrazione delle 8 e prima della celebrazione delle 18, sarà esposto il Santissimo Sacramento. Così avremo la possibilità liberamente di pregare e di chiedere che il nostro impegno davanti al Signore sia un impegno fattivo per la vita. In particolare vi invito a pregare non soltanto per tutti coloro che sono morti durante la pandemia o coloro che muoiono di malattie che purtroppo non si possono curare, ma vi prego di pregare per quel bambino che ieri hanno tratto dal pozzo in Tunisia, mi sembra, e che purtroppo è morto perché è arrivato in ospedale, era troppo sofferente e non ce l'ha fatta, e quindi avremo cura di pregare anche per lui e per tutti i bambini che come lui o muoiono di fame o hanno tanti altri disagi. Mercoledì lo faremo nel pomeriggio soltanto perché la mattina noi frati siamo impegnati in un momento di formazione permanente con la nostra provincia religiosa, e lo faremo sulla Fratelli Tutti, per cui sul primo capitolo della Fratelli Tutti vivremo questo momento di formazione permanente. Giovedì è il 10 febbraio e sapete che inizia questa novena in preparazione al patrocinio del 1743, il patrocinio in cui la Vergine ci liberò da un terremoto, e speriamo che quest'anno ci aiuti a liberarci da questo terremoto, che sono già 2 anni e mezzo che ci sta devastando dentro e fuori. E quindi giovedì 10 alle ore 18, potete leggere anche sul manifesto in fondo alla chiesa, alle ore 18 ci ritroveremo in chiesa madre, perché saranno consegnate alla Vergine le chiavi della città e si darà inizio appunto alla solenne novena. Sapete che la novena è un momento, la definiamo come un corso di esercizi spirituali, per cui questi giorni teniamoci ad essere presenti di dove è possibile con tutte le norme di rispetto di questo momento che stiamo vivendo, per poter vivere insieme questo momento che è cittadino. E la nostra comunità presiderà l'Eucaristia sabato prossimo alle 18, giorno 12 febbraio, per cui vi invito a coloro che possono partecipare, che se la sentono anche di partecipare, perché poi in chiesa madre mi sembra che i posti sono 130, 140, una cosa del genere, sono comunque limitati, e all'ingresso saremo comunque contingentati, perché
se superiamo quel numero non possiamo, per le norme che ci sono, eccetera. E l'ultima cosa volevo, l'ultima ma è la prima secondo me, volevo salutare la Madre Generale delle Suore Carmelitane. Le Suore Carmelitane sono un grande dono per la nostra comunità e per la città di Mesagne. Io volevo veramente ringraziare la Madre per questo loro impegno. E non è facile, anche loro hanno tante comunità e poter trovare tre suore che potessero stare qui e fondare questa nuova comunità è un po' un sacrificio per loro. Però le ringraziamo per questo impegno che hanno tenuto e che ci tengono a mantenere. Le suore ormai le conoscete, Suor Gessì, Suor Minì, sono quelle che da un anno sono qui in mezzo a noi e dovrebbe arrivare una terza, non sappiamo quando, penso verso marzo più o meno come tempo, prima di Pasqua comunque, in modo da completare la comunità. E io proporrei un bel applauso per... queste sorelle che ci stanno conoscendo, e noi mesagnesi, io prima di tutti, siamo un po' strani, quindi le suore a volte si trovano un po' in difficoltà perché chiaramente loro hanno anche il rispetto della loro cultura, ma sapete benissimo che si sono inserite in mezzo a noi con molta semplicità e questo ci fa tanto piacere. Chiediamo al Signore che ci benedica e ci sostenga in questa settimana. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Buona settimana a tutti e buona custodia della vita. L'impegno è grosso, dobbiamo portarlo avanti noi.